Qualcuno ha già chiaro in mente che cosa vorrà fare da grande, ma molti, i più, sono indecisi. Mondo del lavoro o università? E se università, quale? Ecco come hanno risposto alcuni dei 3.500 studenti che tra il 25 e il 28 novembre si sono aggirati tra gli stand della settimana dell'orientamento alla ricerca di informazioni. Probabilmente, sicuramente affronterò degli studi in ambito scientifico, proprio per continuare, diciamo, lo stesso corso nel quale mi sono già avviata. Non lo so, le idee sono tante, però dipende da tante cose, dalla lontananza magari, nel senso che non volevo allontanarmi tanto da casa, però allo stesso tempo magari mi piacciono cose che non si trovano nei paraggi, ancora non so. Credo l'università qui in Ancona, il settore enologo di enologia, di agraria. Pensavo medicina, mi interessa, però ecco, è difficile entrare, quindi vedremo, mi toccherà studiare. Mi piacerebbe ingegneria edile o architettura, qualcosa del genere. Io penso di andare a fare l'università, poi non lo so. Che cosa vorresti fare? Io ingegnere meccanico. Volevo fare design a Milano, una cosa che non c'entra niente con la scuola che faccio, però mi interessava. Ma dopo gli studi penso di andare o a lavorare in una cucina sempre dentro la mia regione per portare avanti, ecco, prodotti nostri, per farli conoscere anche a chi viene appunto dalla nostra regione. Io pensavo di continuare con le lingue, magari studiando anche delle lingue orientali, però c'è ancora da prendere una decisione, diciamo, fissa. Pensi di continuare a studiare o di lavorare? No, lavorare, però cioè, vorrei aprire qualcosa di mio, però non lo so. Ancora qualcosa sulla psicologia, ma ancora non sono sicura. A me piacerebbe psicologia criminale, infatti aspettavo l'Università di Bologna, però non c'è, ancora deve arrivare, spero arrivi. E ancora io personalmente non ho le idee molto chiare. Io ho giurisprudenza o medicina.